Beh, finalmente conosciamo il protagonista, il parrucchiere di capelli, Andrea Pinchera. Ciao, benvenuto. Buongiorno, ciao a te Silvia. Ci abbiamo girato intorno perché abbiamo conosciuto il maestro Lauritano, che è l'autore, la famosa cugina che è Claudia Casale di questo parrucchiere, e adesso volevamo proprio il parere del protagonista, il Figaro di Eccoti qua, Roma, vieni. perché adesso tra l'altro state per debuttare a Roma, quando e dove? Allora, dal 7, quindi da giovedì prossimo fino al 10 aprile, domenica, al Teatro dell'Orologio, Sala Orfeo. Quindi siamo proprio lì. L'emozione credo che sia tanta, ma comunque la prima che avete fatto in sold out è andata bene, giusto? Sì, è andata molto bene, c'è stata un'ottima risposta di pubblico, devo dire, siamo stati soddisfattissimi, e anche artisticamente abbiamo avuto il nostro bel ritorno d'immagine, quindi siamo stati davvero, davvero contenti. Adesso la prova più dura, Roma, perché Sì. è un nuovo debutto, beh, ogni volta in realtà ogni tappa è un nuovo debutto, Chiaro. però si sa che Roma è una piazza molto particolare, Sì, molto difficile se anche vogliamo. perché ha tanta scelta, tanta possibilità, quindi il Sì, pubblico sì, sì, sì. deve decidere di venire a vedere i propri capelli. Quindi ti chiedo subito, partendo con questa domanda cruda, perché bisogna venire a vedere i capelli? Ecco, bella domanda, speravo davvero. Lo sapevo. Allora, perché è un modo per buttare l'occhio su un mondo che ci appartiene, ma a cui non siamo abituati così tanto, cioè non siamo abituati ad osservarlo così come lo fa questo parrucchiere, così come ci offre l'opportunità di farlo, il suo spettacolo. È un po' uno Quindi, spioncino per guardare appunto sì. in questo salone di bellezza di capelli, insomma. Sì, esatto, anche perché è un punto di vista un po' anomalo, considerando che magari molti si aspetteranno, ecco, il salone, ma in realtà no, non siamo al negozio, siamo in casa, quindi proprio scopriamo tutti gli altarini del parrucchiere, quello forse è la cosa più interessante. Esatto, infatti so che c'è questa parete particolare con queste trecce e poi non voglio dire di più perché insomma bisogna vedere lo spettacolo. Però anche la Assolutamente. curiosità di conoscere Andrea Pinchera, perché ancora tu sei nuovo del mio portale, quindi non ci conosciamo. Raccontami chi sei e che cosa hai fatto prima, qual è stato il tuo percorso. Allora, io ho intrapreso questo percorso di follia ufficialmente, diciamo, dal 2007, quando ho scelto di iniziare gli studi al DAMS di Roma 3 e contemporaneamente ho cercato, insomma, di iniziare a imboccare qualche strada già lavorativa. Dal 2008, infatti, ho debuttato a Roma in una compagnia, la Shakespeare on Stage, con cui ho portato in scena Molto rumore per nulla, La scuola, Nel bel mezzo di un giorno d'inverno, altri spettacoli, insomma sono stato per 4 anni con loro. Dopodiché ho sperimentato anche il campo della regia, indegnamente, lo premetto, però soprattutto nel teatro musicale, nel campo del musical, ho avuto l'opportunità di conoscere Francesco Marchetti e Robert Steiner, che sono gli Sì. autori del Conte di Montecristo, e ci hanno concesso l'onore di riportare in scena la loro stupenda opera, di cui ho curato la regia. Che meraviglia. Beh, comunque questo spettacolo ha delle canzoni, mi diceva il maestro Lauritano. Sì, tutte canzoni edite, però scelte con una cura particolare, perché siamo andati a pescare davvero nel panorama musicale per lo più sconosciuto, purtroppo oserei dire, perché la maggior parte fa parte del panorama della musica indipendente. Altre sono canzoni certi in album, anche di autori illustri, abbiamo Giuni Russo, Ron. Però sono quelle canzoni un po' più particolari, un po' più nascoste. Però i testi erano proprio precisi. Adatti, Ecco, ma non, sì. Era il testo giusto per il copione, per il per quello che aveva momento. creato Antonio. Ecco, ma sono canzoni che comunque portano avanti la storia o sono a sé? Entrambe le cose. Portano avanti la storia, sì. Perché all'interno della canzone la storia della canzone è legatissima a quella del parrucchiere, però sono anche a sé perché nascono da un pensiero, nascono da un
flusso di coscienza, se vogliamo, quindi possono anche essere prese, ecco, come a sé stanti, godibilissime così. Anche se poi tutto, insomma, è un intreccio, quindi separarlo diventa molto Mi difficile. sta venendo davvero una grossa curiosità di vederlo, quindi poi vi aspetterò magari sperando nella prossima stagione anche al nord. Però come sarà il tuo parrucchiere? Come l'hai caratterizzato? Come l'avete costruito? Questa è anche una bella domanda. Ti dico, c'è tutto. Sì, sembra un po' la risposta banale di sempre, però sì, c'è tutto dentro, perché c'è una follia molto spinta, ma pacatissima. È un personaggio patinato, è un ossessivo compulsivo innanzitutto, perché insomma uno che colleziona le trecce Beh, dei propri clienti sì. non è proprio. Però lo fa per i motivi, non per i motivi che uno può immaginare, lo fa per un'azione di affetto, quindi c'è una follia buona, se possiamo definirla così. Poi lui vive nel ricordo di questa sua cugina, tutto in funzione praticamente Che poi appunto abbiamo intervistato Claudia Casale e sarà in di lei. Esatto. scena. Quindi andate anche a riascoltare le vecchie interviste, così fate un puzzle e mettete insieme tutti questi uniti puntini. No, guarda, molti, ad esempio, il pubblico, dopo l'anteprima, c'è qualcuno che ha detto, però io non ho capito, cioè, e sono rimasto in sospeso. Sì, è voluta questa cosa, perché è voluto. uno spettacolo che può essere letto a più livelli, praticamente. C'è anche il fattarello, perché no? Però volendo si può scavare, andare a fondo e trovare un mondo immenso. Si ride di più o ci si commuove di più? Entrambe, perché c'è un'ironia abbastanza spinta, ma sì, sicuramente sono dei momenti toccanti. E dipende molto dalla propria esperienza, proprio dalla propria esperienza di pubblico, perché a seconda del proprio vissuto, ci si commuove di più o si Ecco. ride di più. Beh, questo è un po' il bello del teatro. Io mi sono accorta che vedendo lo stesso spettacolo in momenti diversi lo si vive diversamente, ci si emoziona di più in punti Assolutamente, sì. diversi. Infatti, guarda, ti dico, vabbè, una piccola anticipazione da un punto di vista più che altro logistico e organizzativo, al Teatro dell'Orologio, per chi acquisterà il biglietto magari la prima sera e vorrà ritornare, la seconda volta pagherà semplicemente 1 euro, insomma un prezzo simbolico, Bello. perché se avrà voglia di rivederlo e di notare magari qualcosa in più, ne avrà la possibilità. È una cosa che io faccio spesso, quando uno spettacolo mi incuriosisce o comunque mi piace per qualche motivo, torno a rivederlo per guardarlo da altri punti di vista, perché bisogna ricordare che non c'è solo il protagonista, ci sono anche gli altri attori che fanno le controscene. In questo caso siete in Sì, due, però è bello anche notare questa cosa, per cui uno spettacolo va anche perché visto diverse volte, secondo me. assolutamente lo spettacolo, il teatro in sé è qui ed ora, Eh quindi sì. per goderlo appieno, sì, effettivamente andrebbe visto e rivisto, ed è bello proprio per questo. Guarda, su questo tema tocchi veramente un nervo scoperto, potrei parlare con te per delle ore, però non abbiamo tutto questo tempo, anche perché fra poco voi andrete in prova, perché andrete comunque a debuttare il 7. C'è speranza di vedere in tour questo spettacolo dopo Roma? Sì, lo posso dire, non lo posso dire, mi fanno cenno se non lo posso Non dire, lo però puoi sì, dire. siamo in trattativa per almeno altre 7 tappe, Ma che meraviglia! quindi Quindi l'interesse c'è. sì, interesse c'è, pare che stia andando molto, molto bene, speriamo, Anche in prima le fila. vendite? Anche le vendite? Sì, ci sono molte prenotazioni, onestamente non me l'aspettavo, anche perché si sono scatenate un po' tutte all'ultimo momento, È sempre ma così. però è un'ottima cosa, è un'ottima Dai, cosa. sono contenta, vi ho portato fortuna. A me piace andare anche a trovare e a scovare questi nuovi testi, perché io adoro i classici, però quando arrivano anche cose nuove di autori italiani, evviva! Quindi grazie. Grazie a L'appuntamento te di seguire quindi, sempre queste iniziative. ecco, ricorderò ancora tu dalla tua voce quando e dove sarà, Capelli? Io aspetto tutti dal 7 al 10 aprile al Teatro dell'Orologio, Sala Orfeo, A Roma. a Grazie Roma. Andrea. Grazie a te, allora, a prestissimo. Ciao. Ciao.